Abada, Abada. Stabilimento balneare La Racchetta, animazione per adulti e bambini, serate con musica dal vivo, domenica pomeriggio, Mojito Day. La Racchetta, ristorante di pesce, pizzeria, tabacchi, divertimento e relax. Abruzzo Legnami, vendita all'ingrosso e dettaglio di legname per l'edilizia e la falegnameria. Abruzzo Legnami, dal 1978, una grande realtà. Fanno parte del gruppo di Donato Area Legno e di Donato Ferramenta. Stabilimento balneare La Racchetta, animazione per adulti e bambini, serate con musica dal vivo, domenica pomeriggio, Mojito Day. La Racchetta, ristorante di pesce, pizzeria, tabacchi, divertimento e relax. Stabilimento balneare L'Anelide. Servizio di piccola ristorazione, area picnic riservata ai clienti, area giochi, acqua gym, animazione per bimbi e adulti, baby club. Stabilimento balneare L'Anelide, immerso nel cuore dell'area protetta del Cerrano. Vuoi un sito web subito, economico e professionale? Clicca www.abruzzocityweb.com. Per non lasciare l'immagine della tua attività in mani incerte, visita il sito www.abruzzocityweb.com. Abruzzocityweb.com, il tuo sito web subito, economico e professionale. Stabilimento balneare L'Anelide. Servizio di piccola ristorazione, area picnic riservata ai clienti, area giochi, acqua gym, animazione per bimbi e adulti, baby club. Stabilimento balneare L'Anelide, immerso nel cuore dell'area protetta del Cerrano. Caso è deciso tu. Buonasera a tutti, bentrovati a questa nostra trasmissione che, come sapete, volevamo chiamarla Lei per Lei e poi non ci piaceva molto, abbiamo pensato di chiamarla Voi per Voi, peggio ancora, e così dopo sofferto pensiero abbiamo pensato appunto di chiamarla A Tu per Tu. Bene, l'ospite di oggi, un personaggio importante delle guide turistiche, museali e turistiche, Elsa Bartolin. Ciao, buongiorno. Pino Costa, grazie per l'invito, sto benissimo, lei pure immagino. Prego, conti. Grazie, la ringrazio molto. Io ti ho invitata proprio perché ci siamo conosciuti qualche domenica fa in occasione di Vivi l'Abruzzo, quella grossa manifestazione che avete organizzato a Rosciano col professor, lo storico Enrico Trubiano. Sì, infatti collaboro con lo storico, studioso e ricercatore abruzzese Enrico Trubiano. Scrittore soprattutto, e quindi ho trovato questa collaborazione, abbiamo molte affinità in comune per quanto riguarda la cultura sul territorio abruzzese, un territorio affascinante, e quindi in questo momento abbiamo l'attenzione su Rosciano, perché Rosciano è un magnifico borgo medievale, e quindi un territorio bellissimo, collinoso, uliveti, vigneti, quindi ha molte caratteristiche che meritano di essere evidenziate. E poi un bel centro storico, perché io ho avuto occasione di filmare il tutto e ci sono degli angoli suggestivi. Sì, molti angoli suggestivi. In effetti noi ci siamo conosciuti proprio nella giornata della rievocazione medievale, che si tiene ogni anno durante il mese di luglio, proprio per ritornare un po' con la memoria al passato di questo borgo, di questo territorio, che ritengo che sia meritevole di attenzione. Sicuramente insomma. Sì. Io direi a questo punto di godersi insieme il filmato che noi abbiamo preparato su Rosciano in occasione appunto di Vivi l'Abruzzo,
e poi continuare a fare una piccola chiacchierata, no? Va bene? Sicuramente, grazie. Allora, dalla regia Leo, ti prego di mandarci in onda appunto il filmato, dura una quindicina di minuti, quindi è molto bello e suggestivo da vedere. Ci sono anche alcuni servizi, interviste varie. Perfetto, grazie. Qui a Rossano annualmente si organizza una manifestazione, una bella manifestazione, che si chiama Incontro con il Vino. Eh sì, perché qui a Rossano c'è la sede della cantina Roxana. Io sono con il presidente Gennaro Matarazzo, che è anche il sindaco di Manopello. Però in questo caso parliamo di presidente e parliamo della cantina Roxana. Cantina, certo. Parliamo della Roxana, perché diciamo siamo fuori giurisdizione. Diciamo che è una delle più belle realtà del territorio pescarese nel campo vitivinicolo, è una storia che va avanti ormai da 37 anni e ha fatto nel tempo diciamo la vita delle aziende agricole di tutta questa zona e diciamo di 26 paesi, di 26 comuni nel pescarese, più 23 nel pescarese e 3 nel chietino, quindi ci immaginiamo qual è l'area su cui verte tutta la produzione. In questo momento siamo circa 503 soci, e abbiamo circa 700 ettari di terreno vitato che viene conferito in cantina al momento della raccolta. È chiaro che pensiamo di essere conosciuti ormai e noi non pensiamo mai di essere arrivati. Siamo sempre in partenza in questo campo, che è un campo difficile, un campo diciamo anche povero, ma che con l'impegno di tutti poi riesce a fare economia. Questo è l'importante. Ha detto che siete 503 soci, 700 ettari di terra con il vitigno, certo. Tutto Montepulciano? No, Montepulciano, diciamo che il Montepulciano DOC è quello, diciamo, la più grossa percentuale, circa il 65%, 70%. Ma poi abbiamo anche il Trebbiano d'Abruzzo, che è anche un prodotto, veramente, per quanto riguarda noi, un prodotto eccezionale. Poi abbiamo il Pecorino, abbiamo lo Chardonnay, abbiamo il Sangiovese. E quindi ci immaginiamo che cominciamo la raccolta dopo il 15 d'agosto, terminiamo a fine ottobre, i primi giorni di novembre. Chi sono oggi i clienti Roxana? Diciamo che i clienti, abbiamo una rete, quindi pensiamo che ci sono tanti, tanti clienti. Io mi rivolgo ai consumatori, però è anche vero che il nostro vino va per la maggiore nel nord, per tagli nobili, e va anche il prodotto confezionato, bottiglie e anche bag in box, in Germania, in Inghilterra, Belgio, Olanda. Quindi un prodotto di nicchia, sempre alla conquista di nuovi mercati, insomma, no? Beh, un prodotto di nicchia, abbiamo anche il prodotto di nicchia che è il Camposacro e che è il Corale Pecorino, ma diciamo che la grossa massa è del Montepulciano DOC, che oltre ad essere un grande vino diciamo da solo, senza nessun aiuto, sì, ma riesce a fare anche ottimi vini con gli altri, quindi è questa forse la forza del Montepulciano. C'è un'etichetta particolare, di un vino particolare? Sì, beh, c'è, parliamo dell'ultima, sì, allora, sì. È stata scelta fra tanti vini, ma comunque il Dalfino è, in questo momento è stato scelto per rappresentare i 150 anni della nascita di D'Annunzio, è stato presentato già presso il porto turistico in una giornata commemorativa e diciamo che è un grande onore per noi dover e poter mettere insieme questo binomio, certo, Casa Vinicola Roxan, Gabriele D'Annunzio. E quindi è un fatto di prestigio e di onore. È un'etichetta che viene venduta o viene così regalata agli amici, alle persone, ai clienti più importanti? Viene venduta, ma diciamo che per l'organizzazione che ha in mano tutta quanta il ricordare del D'Annunzio in Italia e nel mondo,
ha poi la possibilità di fare diciamo regali, c'è la nostra bottiglia, è chiaro che questo ci fa piacere. Grazie Presidente. Io penso di ringraziare voi, sempre presenti e sempre a cercare di darci una mano affinché il Montepulciano, il Trebbiano, il Pecorino possa essere un successo non solo in Italia ma anche nel mondo. Veramente vi ringrazio. Alberto Secamiglio è il sindaco di Rosciano, un bello borgo medievale. Beh sì, sembra proprio di sì, basta guardarsi un pochettino intorno e ci si rende conto che effettivamente siamo in un bellissimo borgo, assolutamente sì. Parliamo di questa manifestazione. Ma innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto organizzare questa manifestazione. Una manifestazione importante per Rosciano perché è una manifestazione che tenta a valorizzare la nostra cultura e tutto quanto diciamo, il nostro territorio. Per quello che riguarda il territorio potremmo dire che siamo ben rappresentati perché abbiamo, diciamo, se voi vi fermate prima del nostro comune si vede che c'è scritto un cartellone Terra del Gusto e di Cultura, no? Quindi questa terra riguarda questi due elementi importanti. Per quello che riguarda il gusto siamo assolutamente ben rappresentati perché ci abbiamo orifici, ci abbiamo cantine sociali, ci abbiamo degli agriturismi, ci abbiamo anche ottimi ristoranti che comunque ci danno lustro e ci danno la possibilità di esprimere al meglio i prodotti del nostro territorio. Adesso vorremmo intervenire un pochettino anche a livello culturale perché, come dicevo prima, abbiamo diciamo, questo borgo medievale che vale veramente la pena di valorizzare. Questo primo passo diciamo, che è stato fatto è l'inizio di un percorso perché anche quest'anno, entro settembre, vorremmo realizzare anche un premio letterario proprio sul nostro territorio per dare spazio a chi si è occupato del nostro territorio per potersi esprimere e dare un valore in più. Elsa Bortolin è una delle organizzatrici di questa bella manifestazione nel borgo medievale di Rosciano. Sì, mi sono attivata per rendere questa giornata il più brillante possibile e quindi adesso ci troviamo qui con voi e speriamo insomma che la giornata, la serata finisca nel migliore dei modi con la gioia di tutti i partecipanti. Avete creato degli angoli suggestivi in ogni postazione del paese. Sì, per ridare al paese quest'aria antica, essendo un paese di origine medievale, quindi vogliamo rendere il più possibile un'immagine del passato. Qui siamo in uno dei locali della cantina Falon, parliamo con Silvano Falon che è il titolare di questa azienda agricola vinicola. Sì. Dunque la cantina Falon è nata da 2 anni circa e insiste nel territorio di Rosciano, per l'esattezza nei pressi, in contrada Casalonga.
ho realizzato questa cantina, il sogno di una vita, i sacrifici di una vita, è stata la passione, è stata la dedizione, è stata la voglia, è stata la carica che il mio papà mi ha lasciato e quando a suo tempo se ne andò molto presto, però io ho voluto in qualche modo ricordarlo attraverso questa piccola cosa che ho realizzato, questa piccola cantina, e quindi spero di poter portare a termine il suo ed il mio sogno. Professor Enrico Trubbiano, storico, studioso e gran ciampellano, quanti titoli. Sì, questa è la manifestazione, la festa del borgo, che si svolge per il terzo anno consecutivo qui a Rosciano. Il nostro scopo è quello di valorizzare la cittadina, soprattutto il centro storico, che ha la possibilità di offrire un campanile d'epoca, come pure la chiesa che ci ospita, praticamente è un museo baronale. Siamo nella piazzetta 24 Maggio, che raccoglie ben tre epoche, quindi il palazzo, la torre medievale, il palazzo baronale, che ha una facciata da cui si può dedurre una fattura rinascimentale, e poi oltre al palazzo baronale abbiamo questa chiesa che conserva due cose da vedere. Una di queste è questo lavoro, che definirlo manieristico è superficiale. Si tratta di una tela dove primaria è la visione di Pio V, il Papa, e praticamente questa tela è frutto della pittura devozionale partenopea del tardo Cinquecento, e quindi aleggia la figura di San Domenico ai vari angoli, ma di una bellezza estrema. Sono i 15 quadri che riproducono la vita di Gesù, e belle le tonalità in rosso, e questa tela praticamente fa parte della pittura devozionale partenopea, perché il contesto storico in cui si inserisce è quello della Madonna del Rosario, il cui culto si sviluppa tra il 1771 e il 1773, ed è fortemente legato alla vittoria, che però alla vittoria di Lepanto del cristianesimo. Siamo in piena Controriforma, si voleva riaffermare il dogma della Chiesa per eccellenza, la Madonna, ecco perché dieci anni dopo nascono questi madonnari che fanno queste rappresentazioni. L'esempio che si ha qui a Rosciano è poco conosciuto, ma e di tonalità rare, che consiglio di venire a vedere. Adesso, se vogliamo, possiamo vedere la statua della patrona, Santa Eurosia. Allora, quello che si nota per la datazione di Santa Eurosia sono gli occhi di vetro. Gli occhi di vetro la catalogano sicuramente nell'ultimo ventennio del Settecento, quindi siamo intorno al 1780. Volevo soltanto aggiungere che le tre tele di Nicola Ranieri da Guardiagrele sono state restaurate dalla Fondazione Pescara Abruzzo su interessamento del parroco Don Marco Spadaccini. E questa è l'associazione Castrum, che si occupa di dare da mangiare alla gente che viene alle feste di Rosciano. Sì. Parliamo con lei. Sì, questa è l'associazione Castrum Rosciani, che è nata da poco, sono tre anni, questo è il terzo anno che questa festa viene fatta, speriamo di migliorare ogni anno di più. Venerem asparagus,
L'asparago è una delle verdure di cui si possiede documentazione storica da più lungo tempo. Sembra infatti che sia stato presente già nell'antico Egitto. I greci e i romani lo usavano anche in cucina. L'asparago fu molto utilizzato tra i medici dell'antichità. I greci li consideravano altamente afrodisiaci, mentre Celso e Galeno lo prescrivevano come diuretico e lassativo per liberare il fegato. Addirittura si soleva consigliare alle donne di portare le radici in un sacchetto, celato tra le vesti, come contraccettivo. Nel Medioevo l'uso medico degli asparagi rimase immutato, anche se si trova quasi esclusivamente nei monasteri. In seguito l'ortaggio assunse una connotazione sessuale via via sempre più marcata. La scuola medica salernitana sentenziò «augmentat sparagus sperma». La fama afrodisiaci degli asparagi deriverebbe sia dalla forma lunga e turgida, sia dalla velocità di crescita dei turioni. Se contro la frigidità femminile si raccomandano punte di asparagi avviluppate nei petali di rosa da ingoiare come pillole, per curare l'impotenza e favorire la fertilità degli uomini si suggerivano gli asparagi più grandi. Questa credenza non si è ancora affievolita a Bassano del Grappa, dove gli asparagi dal fusto molto grosso sono coltivati e consumati come alimento propiziatorio. Durante il banchetto nuziale, anche personaggi famosi non si sono sottratti a queste credenze tramandate da secoli. Sembra che Napoleone III li reputasse talmente necessarie quando organizzava delle cene intime con il gentil sesso da rinviare il convito se il cuoco non li avesse inclusi nel menù. Come ogni rarità, matura in una stagione breve in un territorio molto ristretto, incurante dei miracoli che l'agricoltura moderna potrebbe compiere in serra, disponibile solamente per un mese l'anno. Stabilimento balneare La Saturnia, ristorante a base di pesce, pizzeria, piatti freddi. Aperto tutti i giorni a pranzo con menù di pesce da 10 a 20 euro e ogni venerdì sera con musica live. Il giorno e la notte, abbigliamento ricercato e di qualità per uno stile inconfondibile. Il giorno e la notte, veste uomo-donna con le migliori griffe italiane, in un ambiente accogliente e raffinato dove poter creare un look deciso, vario e vincente da indossare in qualunque momento della giornata. Il giorno e la notte, nuovo store a Pescara in via Piave 21. E a Montesilvano, in corso Umberto I, 67. Stabilimento balneare La Saturnia, ristorante a base di pesce, pizzeria, piatti freddi. Aperto tutti i giorni a pranzo con menù di pesce da 10 a 20 euro e ogni venerdì sera con musica live. Vuoi un sito web subito, economico e professionale? Clicca www.abruzzocityweb.com. Per non lasciare l'immagine della tua attività in mani incerte, visita il sito www.abruzzocityweb.com. Abruzzocityweb.com, il tuo sito web subito, economico e professionale. Stabilimento balneare La Saturnia, ristorante a base di pesce, pizzeria, piatti freddi. Aperto tutti i giorni a pranzo con menù di pesce da 10 a 20 euro e ogni venerdì sera con musica live.
Bene, siamo tornati in studio, abbiamo visto alcune immagini della rievocazione storica di Rosciano, Vivi l'Abruzzo, una manifestazione organizzata dal professor storico Enrico Trubiano con la collaborazione di Elsa Bartolin, che è ospite mia questa sera. Bene, abbiamo visto alcune immagini, alcune interviste, alcuni scorci del vostro bel Rosciano. Si può dire bel Rosciano al maschile? Sì. Sicuramente sì, direi proprio di sì. Ecco, Rosciano appunto prende il nome appunto da una bolla papale del 1288, perché in quel periodo c'era al soldo dello Stato Pontificio un certo Roscio di Montechiari. Quindi, in memoria di questo Roscio di Montechiari, il Papa pensò bene di intitolare appunto questa borgata Castrum Rosciani. Infatti la manifestazione che noi vediamo oggi, è una manifestazione che rievoca proprio questo periodo, proprio ha il nominativo di Castrum Rosciani, per tornare un po' alle origini di quello che era il nome di questo paese, di questa borgata. Nel filmato abbiamo visto anche l'interno della chiesa, un affresco particolare, quella della chiesa La chiesa dell'Assunta, la parrocchiale dell'Assunta, una chiesa ricostruita nel 1774, una chiesa barocca, diciamo, un barocco molto sobrio, un barocco abruzzese molto sobrio, ed è una chiesa appunto dedicata alla Vergine Assunta, e contiene delle opere bellissime al suo interno. Abbiamo visto opere di Nicola Ranieri di Guardia Grele. Poi c'è questa bellissima statua a mezzo busto di Sant'Eurosia, perché malgrado la chiesa sia intitolata alla Vergine Assunta, i roscianesi festeggiano come loro patrona Sant'Eurosia. Non sappiamo come mai sia arrivata questa Sant'Eurosia a Rosciano, però lo studioso Enrico Trubiano con le sue ricerche ha potuto stabilire che sì, ha potuto vedere che questa Sant'Eurosia viene appunto festeggiata perché è patrona dei vigneti, delle zone rurali, e quindi nei roscianesi c'è questa devozione particolare contro queste intemperie che potrebbero rovinare i raccolti. Senti, parliamo delle particolarità che oggi contraddistinguono Rosciano, le peculiarità, i prodotti caratteristici. Rosciano, prima di tutto direi che si distingue per il suo impianto urbanistico medievale semicircolare, con queste manca delle mura, della cinta delle mura, però ha una cinta muraria, diciamo, di case mura. E poi l'altra caratteristica è questo castello che, malgrado diversi secoli, ancora si tiene in buona forma. Infatti c'è un progetto di restauro, e purtroppo la mancanza di fondi è quella che purtroppo in Italia fa molto soffrire questi beni culturali, non solo in tutto l'Abruzzo, che ce ne sono moltissimi di bellissimi che meritano attenzione, però le condizioni politiche e economiche non lo permettono in questo momento. Ci sono tanti progetti. Senti, Elsa Bartolin ci porta un po' al nord. Bortolin. Ci porta un po' al nord, nel Friuli, non nel Veneto, Friuli. Sì. Come vai in Abruzzo? Ecco, io sono di origine friulana, è vero, però ho avuto modo durante la mia gioventù, nella vita, di conoscere un abruzzese doc, che è mio marito. E quindi, seguendo le orme di mio marito, io ora sono a Rosciano, perché è proprio... E non solo a Rosciano, perché seguendo le orme di tuo marito hai vissuto quasi per 20 anni in Africa. Sì. Ho seguito sempre le orme di mio marito. Della infatti. Quale Africa sei un po' innamorata, mi sembra. E per moltissimi anni appunto ho vissuto in Africa, ho avuto modo di conoscere, come si dice, molte peculiarità dell'umanità.
quindi mi sono fatta un bellissimo bagaglio e ne sono molto fiera di aver conosciuto proprio mio marito, che mi ha dato questa opportunità di non solo di viaggiare, ma di vivere nei luoghi dove si soggiorna a lungo, perché soltanto in questo modo si può veramente capire dove ci troviamo, chi sono le persone che ci circondano e cos'è veramente la nostra vita. Ecco, secondo te chi sono gli africani, coloro che sono i più bisognosi, quelli che chiedono sempre qualcosa e che tutto il mondo in Europa porta? Parliamo di aiuti umanitari. Gli aiuti umanitari sono in un certo senso promossi dalla politica, per i grandi interessi che purtroppo questo continente africano offre, perché noi oggi abbiamo la necessità di queste materie prime e quindi è uno scambio tra l'Africa e il mondo occidentale proprio per questa necessità che loro hanno e che noi non abbiamo e che noi a loro diamo e loro ricevono molto volentieri. Però l'Africa è un continente che ha la necessità di trovarsi in se stesso, di vivere la sua realtà e di poter evolvere e magari, chissà, un domani anche superarci. Ma se noi continuiamo con questi aiuti, credo che sarà molto più faticoso anche per l'africano, certo, poter avere uno stile di vita occidentale che noi vogliamo assolutamente importare. Abbiamo un minuto e mezzo, ti devo fare due domande. Una, oddio, tu sei mamma di due figli, anche loro innamorati dell'Africa? Sì, direi che anche i miei figli hanno questa nostalgia dell'Africa, devo dire, perché sono grandi spazi e per i ragazzi che vivono questi spazi nella loro fanciullezza, nella loro adolescenza e poi rimangono impressi nel loro... Però ho avuto anche l'occasione di una mia prima bambina, è nata proprio in Africa, l'ho battezzata sulle rive dello Zambesi. Poi il secondo bambino no, sono tornata in Italia e quindi poi l'ho riportato in Africa. E quindi anche per loro l'Africa è sempre un punto fermo della vita, dei ricordi bellissimi, sicuramente. Insomma. Finiamo con il premio di giornalismo, che mi sembra stia nascendo allo stato embrionale ancora. Sì, siamo un po'. Questo sì. Premio giornalistico è stata un'idea del dottor Trubbiano, ricercatore, storico, studioso, eccetera. State già organizzandolo, quindi, questo, no? Sì. E quindi ha chiesto la mia collaborazione, io mi sto attivando in collaborazione appunto, come ho già detto, con questo dottor Trubbiano e siamo già a uno stadio abbastanza avanzato di questo progetto. E pensiamo di portarlo a termine, non so, nell'autunno. Sarà la prima volta che appunto un premio giornalistico a livello nazionale si terrà appunto a Rosciano. Bene. Ristorante albergo Tibionta Suisse di Passo Lanciano in provincia di Chieti, dove si possono gustare veramente i sapori della montagna e respirare l'aria salubre della Maiella. E poi il ristorante Vecchia Silvi di Silviata, tra l'altro è aperto in questi giorni la piazzetta Positano, dove nel gran belvedere della Vecchia Silvi si possono gustare piatti della cucina locale, nazionale, internazionale, annaffiati sicuramente dall'ottimo vino locale e internazionale. Bene, un grazie a tutti, questa trasmissione potete vederla fra qualche giorno anche su www.myrec.tv, quindi la nostra televisione su internet che ci porta un po' in giro per il mondo, qualora volessero vederla possono vederla anche in America. Grazie a tutti, grazie alla signora Elsa Bartolini. Grazie. Arrivederci Bortolini, mi sbaglio sempre. Bortolini. Arrivederci, buonasera. Grazie. Ciao a tutti voi.